le comunicazioni sono state fatte, gli incontri sono stati fatti, ho parlato più volte il signore Lambo Cioffila, e vedo che stasera è un po' scemata la protesta per quanto riguarda i combattenti, li abbiamo incontrati, li abbiamo proposto, poi a un certo punto le dinamiche sono cambiate, da un troviamo un'alternativa, noi da qui non ci muoviamo e poi lì arriva il va bene, d'accordo. Se questo è il tuo senso di appartenenza e di partecipazione alla vita in un bene pubblico, ahimè, dovremmo arrivarne ad una. Per quanto riguarda il calo demografico, nei prossimi 5 anni chiuderanno 1200 scuole, ma questo non è il tema. Il tema è che ne sono chiuse, sono state chiuse negli ultimi anni 2600, a parlare è un ministro della Repubblica, ed era anche un precedente ministro della Repubblica che coinvolgeva tutte le forze. La verità è che è algebra, a meno che ci siano delle persone così pavide, poco coraggiose, che non sanno prendere decisioni per decenni. Questo calo è già da tempo che sta andando avanti e i numeri, ahimè, vergognosamente, dicevano e ci chiedevano di intervenire prima. Certo, ci vuole coraggio, non lo chiedo a tutti, però noi ce l'abbiamo e uno alla volta cerchiamo di risolvere i problemi che sono stati generati in decenni. Il fatto che siate proprio tutti e 12 d'accordo, rappresentanti degli ultimi 2 schieramenti che hanno governato, mi fa capire che siamo proprio sulla strada giusta. Non so quanti di voi siano di Pontechiasso, siano mai passati da Pontechiasso. Secondo me pochi, alcuni ci sono passati da Pontechiasso cercandolo sulla cartina. Mi piacerebbe conoscere le vostre frequentazioni. Il vice sindaco vive a pochi passi da lì. E credeteci, è stata una scelta assai sofferta. Non so quanti di voi giocassero a bocce del resto prima di questa ghiotta opportunità di fare un po' di casino. Detto questo, la comunicazione sulla Bocciofili è stata fatta da più parti, da voi, e tenete bene a mente queste parole però, per cortesia, tenete bene a mente perché le avete ripetute in più persone, in più consiglieri, fare incontrare altre persone, è proprio il nostro scopo, è proprio il nostro scopo, parlo bene però, parlo bene, bene. Poi, per quanto riguarda il verde, sono assolutamente soddisfatto e mi sembra che anche la città sia molto soddisfatta. Ci sono state delle defezioni per quanto riguarda la gestione del verde e in alcuni casi, prima di fare delle fotografie, bisognerebbe conoscere anche i mappali che si fotografano e che appartengono, così lo suggerisco. Perché poi bisogna vedere i contratti e le posizioni GPS, perché tante volte io non ho tempo